La questione è che non si eludono i fatti, non si elude la realtà come essa è veramente. È importante fare delle brutte fotografie, sono le brutte che mostrano qualcosa di nuovo. E se possono farvi conoscere qualcosa che non avevate visto, in maniera che ve la farà riconoscere quando la rivedrete. Il libro Diana Arbus, una monografia, pubblicato da Aperture nel 1972, viene realizzato un anno dopo la morte della Arbus ed è il suo primo libro fotografico. L'edizione fu curata da Marvin Israel e Dawn Arbus, figlia di Diana. La fotografa americana, infatti, durante la sua vita professionale, non progettò alcuna pubblicazione per i suoi lavori fotografici. Solo nel 1970 aveva iniziato a dedicarsi ad un cofanetto, A Box of 10 Photographs, un portfolio contenente 10 immagini stampate e firmate da lei, ma che non furono portate a termine perché si suicidò nel luglio del 1971, arrivando a stamparne soltanto 6. Questa monografia raccoglie una varietà di soggetti, ritratti nei vari anni di attività, che la Arbus incontra durante il suo vagabondare a New York. Il suo lavoro fotografico si concentra solo negli ultimi 10 anni della sua vita e dopo aver seguito un corso tenuto da Lisette Model. La Model, con il suo sguardo sensibile e il suo interesse sociale verso l'umano, influenzò molto la Arbus e ci racconta di lei. Una delle prime fotografe che seleziona i suoi soggetti prendendo soltanto i freaks, travestiti, nani, giganti, disabili, gente malata o morente o morta, ma che lo fa in maniera completamente differente rispetto ad altri. Lei non rimane distante, ma con coraggio e indipendenza fotografa questa società emarginata, di gente discriminata e ci fa sentire a disagio noi osservatori. Cogliendo e toccando la nostra disabilità, non fisica, ma interiore. Nelle immagini della Arbus c'è tranquillità, i soggetti sono sempre in posa e guardano immancabilmente o quasi nella macchina fotografica. Si focalizza sulla soggettività di ogni persona, facendoci dimenticare tutto ciò che la circonda, una soggettività psicologica e materiale. Solo in alcuni ritratti riusciamo ad allontanarci dal guardare il soggetto e girovagare per l'ambiente che lo circonda. Ma il luogo ci riporta al soggetto, al suo io, al suo segreto. Afferma, una fotografia è un segreto che parla di un segreto. Più essa racconta, meno è possibile conoscere. E aggiunge, la maggior parte della gente vive con la paura di aver prima o poi un'esperienza traumatica. I freaks sono nati con il trauma, hanno già passato il loro test, sono degli aristocratici. Cerca il coraggio di vivere nei suoi soggetti, una fotografia che non inganna, anzi punta il dito e spara con il suo flash sui volti tatuati, traumatizzati, diversi, dagli aspetti più strani e fuori da ogni normalità classica di rappresentazione umana. Vediamo una dignità dei diseredati, degli emarginati e ci appare la verità nascosta. La sensibilità della Arbus riesce a trasmetterci quell'eccentricità delle persone, quel qualcosa di diverso che le persone stesse avevano voluto nascondere. Se guardate qualcuno per strada, ciò che gli vedete è il suo difetto. Il nostro comportamento consiste nel mostrare alla gente cosa vogliamo si sappia di noi. Ma c'è una differenza tra quello che vogliamo si sappia di noi e quello che non possiamo evitare si sappia di noi. Qui si tratta della distanza fra l'intenzione e l'effetto. I soggetti docilmente partecipano con lei allo scatto fotografico. Osserviamo l'inferno tranquillo della nostra società. Persone che vivono con la propria sofferenza, ma questa non è mai data da atti violenti come incidenti, guerre o altri eventi traumatici improvvisi. Tutta la sofferenza che ritrae nei volti è una sofferenza lenta, un tracollo avvenuto nel tempo o al momento della nascita. I suoi ritratti funzionano come un boomerang. L'immagine riflette i confronti visivi che scegliamo di non avere, la comparsa di orrori che ci bloccano, ma che sono difficili da osservare. Siamo affascinati dalle sue immagini di mostri, del perverso, del violento, ma spesso ci allontaniamo da una fotografia
senza aver mai realmente visto l'intero scatto. Solo quando siamo sicuri che nessuno ci guarda, rimaniamo a osservare le sue fotografie più a lungo, con più attenzione. Per niente attenta alla composizione, usa sempre la stessa inquadratura, in prevalenza soggetto al centro. Ciò che sconcerta del suo lavoro fotografico è la sua incessante coerenza. Composizioni identiche si ripetono con lo stesso effetto. Un lavoro sistematico che ci rimanda ad August Sanders. Seppur in tempi e luoghi diversi, Sanders e Arbus studiano identità e classe sociale attraverso i ritratti, abbigliamento, ambiente. In comune hanno lo studio e la descrizione dello stato sociale e apparentemente psicologico dei loro soggetti, una descrizione resa chiara in immagini grazie proprio ad un sistema di ripetizione di ritratti della buona società e ai margini di questa. Ma a differenza di Sanders, la Arbus si identifica nei suoi personaggi. Lo sguardo dei soggetti rimanda allo sguardo della fotografa. È come se fosse un riflesso, un autoritratto, un riconoscimento di appartenere allo stesso mondo. Una curiosità riguardo questa monografia di Aperture del 72 è che soltanto nella prima edizione è presente una foto, le due ragazze dall'identico impermeabile, che nelle successive ristampe non comparirà più. Ho scoperto recentemente quanto mi piace ciò che non si vede in una fotografia, una vera e propria oscurità fisica, ed è per me molto emozionante ritrovare l'oscurità. Per me il soggetto di una fotografia è sempre più importante della fotografia.